chiedi il suo numero. Si chiedi il suo numero che deve fornire magari il numero da. Il numero da. Said, non fa tempo, chiamala da Milf, chiamala allora. Allora signa 333 43. Ma che non hai questo di mano? Uno ti facessi rubare il telefono dall'autobus. Said, chiamamola Schipe, chiamamela. Ora ci pare tu. Ma tu farai un numero, vero? Dove? Ah, ciao Lori! Buonasera! Senti, io ogni volta che parlo con te, mi metto in soggezione. Ti volevo dire che io sempre con l'amico. L'uomo, il marito. No, niente, gli uomini di una volta non ci sono più. Io penso che ormai lo sanno pure a Milano che sto cercando un maschio adatto a me. Ma niente, l'altro giorno per fare prima ti devi immaginare che ho fatto pure manifesti. Ah, sì? Sì, quelli che si fanno quando tu pedù, cani, sì. I locandini. Preciso, ho tappezzato tutta Catania e provincia. Ci ho scritto cerco uomo, focoso, passionale, ma educato. Possibilmente benestante. Manco sono passati 5 minuti, ero sulla circonvallazione, mi squilla il telefono, lo guardo e c'era scritto anonimo, riscaia, abboccao. Ho tirato il freno a mano, ho messo le 4 frecce e tutta sensuale ho risposto, pronto? Sensuale di sta maniera, abbiata così? Così, certo, tutta sensuale con la voce calda e dall'altra parte del telefono che cosa sento? Uno con una voce ancora più calda della mia che mi fa... Ho visto il manifesto, se vuoi stasera stesso ci possiamo incontrare. Cioè, aspetta, come ti chiami? Dice Alberto, perfetto. E quanti anni hai? 46, perfetto. E che lavoro fai? L'imprenditore, perfetto. A un certo punto più lui parlava e più io mi sentivo tutta calda, proprio macchinando tutti i guararati. Mi sono salite tutte queste... Ho sentito una specie di campane. A quale campane? Erano i clacson delle persone. Ah certo, signora, lei si ferma in mezzo alla strada. Si ferma in circonvallazione, certo. Lori, si può fermare da. Ah sì, arrivava fino a Siracusa, ci disse scusa Alberto, devo spostare la macchina, ti richiamo dopo. Ho chiuso e me ne sono scappata subito a casa. Mentre salivo mi sono fermata al supermercato perché ho detto stasera ci preparo una bella cena e lo invito. E allora appena sono arrivata a casa mi sono messa subito a cucinare. Che cucinai? Antepasti, primo, secondo, dolce. Si deve immaginare che il cenone di Natale a confronto parevo picnic e che tramenzine. Basta, preparo tutta questa bella cena. Se ci vuole un po' di musica, che ne so, un po' di musica che abbia a che fare con i colori, chissà, c'è Dolce Nera, Vasco Rossi, Emma Marrone. Poi alla fine ho optato per Gianni Celesti, ci mise a Gianni Celesti, stappo una bottiglia, mi sono messa sul divano ad aspettare. Io adesso, ma che sono bestia? Ma cosa stai aspettando? Ma se che tu non girassi manco un, non mi avverrò, come può venire mai? Allora, risuona, lo chiamo. E senti, non trovo dei campani, i calurati, che poi non erano i campani, erano il clacson, che poi non era il clacson, che poi fu quando io chiurivo, che poi era stato lui a chiamarmi. E mi aveva chiamato con l'anonimo. Perciò niente il numero, sì. Niente il numero, io il numero non ce l'avevo. Sono rimasta con tutto quel mangiare a bocca aperta. Di sopra mangiai. Di sotto sei di una, va come sempre. Va bene, va bene. Arrivederci. Chissà quando batti è una macchinetta, non mi ero tempo di inficcare in me. Ci stua che in maniera sensuale, Chino. Secondo me quando ci vici due coppi in maniera, guardava a me che si somiglio a Sylvester Stallone. Chino di rogli, Chino di rogli. Non ne capisci niente di cinema all'aperto tu. Niente. Ma non nega tutte le volte. Ma non nega tutte le volte che andai a facciare il trema tutto. Vieni qua, gira. Dalle pigliami, vieni. Ciao. Sì, pronto? Signorina? Sì, non ce n'ha parlato a mio marito. Ora ce lo dico e decide io, signorina. Ma gioia mia, come tutte le famiglie, che lo comanda è l'uomo. L'uomo. Ogni tanto dico una minchiata. Sì, dopo ne sentiamo, signorina. Un tempo che ci passo. Sente, Peppino. Vedi che era? Quella, non lo so, che sono della Telepin. Non lo so chi è questa Telepin. Comunque mi ha detto che, signora, che fa? Volete cambiare compagnia? Allora, Peppino, te la dire la verità? Te la devo dire tutto a marito? Eh? Ma cambiare compagnia. Io con questa storia non ci voglio né scrivere. Basta, mi sediaio. Da solo, io è una materazza vecchia che è basta, non la voglio più. Basta, mi fanno fatica da solo. Io ho 40 anni che io la supporto, che ce l'hai qua, e non la supporto più. Cangiamo compagnia. Sai che mi resta l'altro sabato? Da solo, sai che mi resta l'altro sabato?
Ma vuoi sapere che cosa mi posso mettere per parere più sexy? Che cosa mi posso mettere? Da mettere l'anima in pace, hai capito? E vedi, Cetto, il connettatore che fa? Cetto, quando... Fatta fermo, quando si parla da famiglia non capisci più niente. Cetto, da famiglia, da famiglia, a quello che conosco io, a ancora in te calende. Cacco nei paghi a sciogliere la mattina e l'ho tontonato, ma la ruota sta magia la clava. Alleviti, come ci ti da dove discendiamo? E tu ci dici che discendiamo dalle scimmie, ah, da famiglia ci discende dalle scimmie. Noi siamo nobili, non ce l'abbiamo. Del sangue la nobiltà, hai capito? E ma fare un favore. Cangiamo compagnia, perché a tesoro non la sopporto da solo, cioè dire che ho pilo prima che venga l'estate, soleva calametta. Perché ogni anno mi tocca fare la domanda alla guardia forestale, hai fatto io la domanda, io e non ci voglio più a fare la domanda. Hai capito che fai ora? Che cosa fai ora? Cioè, rammo sto cellulare. Pippo, hai le mani d'oro. Chi non... Buonasera, benvenuti a Qui Qua Quark. Per lo speciale anti-Covid, gli scienziati hanno stabilito che è inutile starnutire C nel gomito, perché la variante inglese attraversa la manica. Questo ed altro questa sera a Qui Qua Quark. Quando Enea chiese a Perseo: scusa, ma sei Perseo? È vero che lui rispose: 36? Ma se ti voglio bene si scrive TVB e ti voglio tanto bene TVTB, sei un caro amico, come si scriverà? Questo ed altro a Super Qui Quo Quack. Se i messicani salutano con hasta la vista, gli africani rispondono visto che hasta? Se gli audiolesi hanno problemi all'orecchio e i videolesi hanno problemi agli occhi, i tirolesi dove avranno il problema? Questo è dato ancora a Qui Quo Quark. Questa sera a Qui Quo Quark parleremo anche delle truffe su internet, perché un uomo ha ordinato un prodotto per allungare il pene, ma gli è arrivata una lente di ingrandimento. Ma nella nostra rubrica anche tanti servizi. Linea al nostro inviato. Il nostro viaggio in Tibet ancora dura qualche giorno. Vi voglio riportare in quel luogo sacro dove c'erano quei due santoni. Seguitemi. Siamo di nuovo qui nella dimora di questi due santoni, perché dovete sapere che è da 37 anni che non mangiano. Da 37 anni che non dormono e da 37 anni che non bevono e da 37 anni fermi in questa posizione e da 37 anni che non si lavano. A voi studio. Omar, stacca sta telecamera. E anche per questa sera è tutto, alla prossima di Qui Quo Quark. Hai la babba che ti cresce a uso spini del Roseto Ravilla Bellini? Hai scotch in dalla faccia? Mare, ma tu mi senti quando parlo? Prima pensavo che non mi capivo, ma non mi senti. Mare, ma se dico spini del Roseto, che c'è lo scotch? Mare. Hai un amico mio, hai spini del Roseto, non davanti più scotch in dalla faccia, non si affronta di niente. Chi... Ah, i scotch? I scotch in dalla faccia. Ma passo scotch, chi tu... No, chi due è mio zio? E allora... Ci metto a suo figlio, perché parla assai, se è buscotto. Ciao zio. Lasciamo stare lo scotch e lasciamo perdere. Ma non ti preoccupare, fallo respirare, piccinino. Fallo respirare, facisci respirare, ci vuoi scotch la faccia. La faccia, è tosto, però... Ma perché non fare i fatti dei cristiani che usi la televisione per dire come mezzo di comunicativo? Lascia perdere, chiami Cicciurici. Allora, dai. Hai la babba che ti cresce a uso rami del giardino del vicino? Hai la faccia spinosa? Perciò prima ti dico spine e mi dici scotch. Ora che ti dico rami del vicino mi dici spine. E Mario Udaghi da prima. E beh, che si è ferito, scusa. Avanti. Sogno ferito. Hai la babba che ti cresce uso rami secchi del giardino del vicino?
pare babbone come mio vicino? Ma perché pare babbone? Perché non sa leva, io che su stava a vadanda, per quello che fare scantare. Lasciamo per la perdere vicino, ho capito che tu qua vicino, che qua non ci vai a raccontare. Vicino, cammino, si capivo. Lasciamo perdere perché poi... Allora, hai la babba che ti cresce tipo rami secchi? No, c'ha vuota. No, ti cresce rami secchi io? No. Ho detto rami secchi? Non ho detto rami secchi. Io poi dissi, semmai può dire la mia rami Napoli, ma rami secchi non l'ho detto, va bene. Lasciamo perdere i rami. No, no, ci nego. Allora. Quando ti deve fare la babba di secchi? Ma io ti dissi quando da fare la babba di secchi? Uno si sentì a fare esame, ma magari relax in un momento. Comunque lasciamo stare, facciamola più facile. Vai. Allora, hai la babba che ti cresce a uso raggi delle ruote arrugciate dei biciclette? Poi ferro vecchio e ti non ti servono delle biciclette? Ma chi ci ammettere sembra che da complicato? Chi c'entra il ferro vecchio? Vai. E raggi delle biciclette arrugciate, che fare? Ti tieni a casa io e te ci vorranno meno che tu sono scopane, tu cristiano, no? Va bene, va bene. Allora, facciamola più semplice. Vai. Hai la babba che ti cresce a uso pila nei cosci di tua mogliere che ti sgaggia tipo gatta vetrata? Ah? Vai. Mi dico sta dicendo tu? Vai. Ti crescono i peli delle gambe, della faccia, tipo che ti dire che sti anni sono mogliere. Ma sono mogliere di cui? La mogliere generica. Ma sono staffene, non sei mogliere, ma perché mi ha fatto schiettare con me? Ma chi sanno affene che ogni volta che si leva una cosa a calamento si sgaggiano, non sanno affene. E la verità, vai. Lo sta dicendo sempre tu? Sempre io, mucco allo io, vai. A tutte le mogli di casa, levate via il pelo dei ami, ma per favore, almeno questi cristiani non dicono queste cose però. Se non sapete come togli lo spruzzo, presenta... La lametta con 5 lame, la matriosca. Lama. Una lama che ha dentro 5 lame. Ma non è triosca? No, la matriosca ne avevi 5. Tu da matriosca, per dire, ci vuoi mettere a fila 10 cristiani? Ah, matriosca? Oscar, scusa, non sta parlando con te, quale matriosca? Spostati che la proviamo, spostati. Said, cala la colonna. Spruzzo. La matriosca taglia come vuoi tu. Ara per un domenico. Maro, provela. No, vai. Provela. Ah, vai, fratello, lei. La provare, ma non con sponsor non ne va. Ho fatta vabbè. Adesso vi daremo come dimostrazione, come con una sola passata, il nostro salvo sarà liscio e pulito come il di dietro di un piccolino. Com'è? Taglia? Taglia. La matriosca, la lama che non ti delude mai. Vediamo uccidere. Arazzo, che stai facendo? Niente. Arazzo, ti ho detto che cosa stai facendo? Ti ho detto niente. Arazzo, ho un'ora che guardi il certificato di matrimonio, che stai facendo? Sto cercando la data di scadenza, dove è scritta la data di scadenza, dove? Lucianeddu nome cori, cu gamba gamba che mori, aiutai a maritare per forza, se no maietta a mare! Non ti sopporto più, davvero non ti sopporto più, non ce la faccio più, non ti sopporto più, arrivai. Da sonno, tu hai essere maritato con Gennaro, io voglio Gennaro piuttosto. Ah. Mi terminavo a bombola stamattina. Ma cacere nao. E mi chiamai a bombolaro. Quando che hanno chiesto che è bello pare non sacchiotto, bello tonno, pare minchi di po. E come piglia di bomboli come cance e scance, fa volare come stelle filanti. Ma lo sai che è bello, forza mamma, ti faccio conoscere a Cristo così avrò un ennoro. Ma ce la finisci. Ma ce la finisce, che sembra un tormento e passione, pare tormento, ma ce la può finire. Ma io cosa ti impazzire, ma io non ce la faccio più, ma che me la sanno i motti? A proposito dei motti! Che fare, raccontare un'altra? Che c'è tu, ora chi sta a conto? A Modena, l'avanguardia, cosa ti impazzire. Ah, da noi ragazzini, quando eravamo ragazzini, si usava cappa e motti, non la stavano i giocattoli. Chissi tutti i mattini mi facevano trovare camion e pistole. Mai una bambola, mai. Ah,
Ma io non ero un cutti che c'era una piccirida, che ci piacevano invece i camini e le pistole, fecimo un gancio e mi me ne sa a bambola. Io per tornare a casa tutto contento, tutto felice, che aveva la bambola. Chi sta appena mi ha visto, pigliavo una bambola, la pigliavo per le cosce e la scucchiavo a tipo pollo. E non solo, gli spatte, coppa di legno, di cucchiaio di legno, li pigliai che stessi in un altro mese e mezzo cuccato vince. E poi a bambola t'accattammo, dove parte la vammo? Anzi, niente, queste cose che parlano chi le spide parlano. Piuttosto preparavamo a monini non bombolaro. Che c'ha ma chi da fare? A monini non bombolaro, Matteo, sai come si chiama? Io ho il bello nome. Si chiama Attoro. A conuovo della viruro. Applauso. Scusa, tu chi sei? Come chi sono? Non mi riconosci? Faccio fatica a riconoscerti. Ma come? Sono il presentatore dei presentatori. Magalli! Ma quale Magalli? No? Più alto, più alto. Più alto. Amadeus, vieni qua. Amadeus ha presentato il mio stesso programma più alto, più alto. Proprio, più alto? Proprio altissimo. Ma ti dammi aspetta, ti do un indizio. Ecco. Più alto di così. Mm? Io... Aspetta. Pippo. Pippo. Brutto vezzo. Ma che? Guardami di profilo. Li conosci? Ma certo, ora che ti vedo, sei Pippo Franco! Pippo Franco, sono Pippo Baudo io, il presentatore dei presentatori, colui che ti ha scoperto allora e che tu volessi scoprire anche ora, vieni qua, fatti scoprire. Iuzzo, sempre tu sei Iuzzo, forse ancora, non ci siamo capiti. Tu sai che devi fare? Vola, con vuole? Quanto fiato in gola. Aspetta, ti prego, non te ne andare. Non te ne andare, non te ne andare. Che cosa devo fare con questo? Non ce la faccio più, mi buttai un cugno, mi pizza la cravatta, mi pizza la giacca, mi pizza di Pippo Baudo, vuol dire pizza tutti i nomi dei presentatori della memoria, chi sa non mi vuole, i femmini mi cascono, è vero, basta che dai un cuore, però questi cascono, mo' attendere che sarà... Iuzzo! Arrivo, capo!